Continuiamo il ciclo di seminari sul capitalismo europeo e tra l'altro è un nuovo seminario che parla di capitalismo e welfare come quello della settimana scorsa, ma di Chiara Saraceno. Ma mentre la settimana scorsa era capitalismo, welfare e famiglia e poi alla fine si è parlato prevalentemente del ruolo della famiglia, questa sera è capitalismo, welfare e sindacati e vedremo di che cosa poi più specificamente si parlerà. Abbiamo questa sera come relatore Emanuele Pavolini, Università di Macerata, che è uno studioso di welfare da sempre, da quando lo conosco. Da quando ero giovane. Da quando ero giovane. Stavamo notando prima che si è notevolmente abbassata, nonostante la mia presenza a questo tavolo, si è notevolmente abbassata l'età media questa volta, quindi grazie a voi. Emanuele Paolini, che si è occupato per moltissimi anni di welfare, e quindi siamo molto contenti di averlo qui con noi. E poi faranno da discussant Matteo Jessula e Sabrina Colombo, entrambi dell'Università Statale di Milano. Come sempre, come le volte precedenti, il formato è un 30-40 minuti per la relazione e un 10 minuti ciascuno per i discussant e poi c'è un dibattito generale. Bene, Emanuele, grazie. Grazie. Grazie a tutti e credo che si senta anche senza bisogno di microfono. Vi ringrazio, in realtà mi sono preso. Serve. Ah, allora devo, in caso lo uso così perché non riesco a parlare da seduto. Se fosse possibile, sì, nel senso che non parlo in genere. Mentre la presentazione si apre, sì, in realtà il titolo dice sindacati, noi parleremo molto di sindacato, ma parleremo anche più in generale di sindacato, imprese, associazionismo. Scusa Emanuele, Sì, devi cercare di parlare stavamo aspettando, ok, intanto inizio con questo. Ah, sta arrivando. perché viene Ah, benissimo, ottimo. È fondamentale saperlo. Parleremo chiaramente di sindacati, come recita il titolo, però in realtà parleremo anche di imprese e di associazionismo, imprenditoriale. Il punto di partenza qual è? Quello che è stata la visione tradizionale del ruolo del sindacato e delle imprese nel cosiddetto trentennio glorioso o i trentenni di sviluppo del dopoguerra. Diciamo, riassumendo in maniera molto semplificata, l'idea di fondo è che se c'è un'espansione nel welfare e nei diritti di cittadinanza, questo avviene grazie innanzitutto alla forza e all'azione del sindacato che si impegna per, come dire, promuovere conquista dei diritti sociali dei lavoratori, sia direttamente tramite la contrattazione collettiva, sia indirettamente diventando il principale bastone di supporto a partiti politici riformisti di sinistra. E quindi l'idea è: se il sindacato è forte, ottiene più diritti sociali tramite la contrattazione sul lavoro, se ugualmente è forte, supporta di più quelle forze politiche che vanno verso l'universalismo. Quindi, se questi erano, diciamo così, i buoni, i cattivi erano le imprese e l'associazionismo imprenditoriale. La visione tradizionale era: il sindacato cerca di espandere il welfare e i diritti, non solo i welfare, i diritti universalistici. Le imprese e le associazioni imprenditoriali in quest'ottica sono fondamentalmente antagoniste o giocano un ruolo di antagonismo o al massimo di contenimento della crescita del welfare, perché questo rappresenta per loro sostanzialmente un costo del lavoro se tramite contributi e un costo diretto e indiretto se riguarda la tassazione. Ora, questa è stata, diciamo, la lettura prevalente per decenni su come interpretare quello che stava succedendo nei welfare occidentali fino a qualche anno fa. C'è stato però un tentativo, e c'è ancora un tentativo, di rivisitazione di questa idea del ruolo del sindacato e, se volete, in maniera speculare, dell'associazionismo imprenditoriale delle imprese, a partire, direi, dagli anni 2000, bene o male, dalla letteratura che emerge. Ed è una rivisitazione che parte da due punti rispetto a questa visione tradizionale. Uno, una parte di questa letteratura dice: no, attenzione, se io rileggo anche quello che è successo in molti paesi nel dopoguerra o nelle fasi di sviluppo dei welfare occidentali,
non sempre la storia del sindacato protagonista e promotore da solo insieme ai partiti di sinistra di un'espansione del welfare è vera. Due, altro elemento importante, altri dicono ma forse funzionava nell'epoca del fordismo, cioè nel passato, in un mondo post-industriale o post-fordista e o post-fordista, questa idea di contrapposizione dei ruoli sindacato associazioni imprenditoriali imprese regge meno. Quindi alcuni dicono non funzionava neanche così in passato, o non funzionava necessariamente così in passato. Altri dicono in passato funzionava in parte così o del tutto, non funziona di più necessariamente così nel mondo nuovo. Che cosa significa nello specifico? Rilettura con lenti, tanto per spiegarvi le slide, vediamo adesso in maniera leggermente più approfondita questo passaggio, poi nella slide successiva il passaggio sul presente. Allora, da una parte c'è una letteratura che crescente cerca di spiegare i cambiamenti che sono avvenuti nel passato ma che avvengono anche oggi nei sistemi di welfare, non guardando singoli attori, quindi il sindacato contro le associazioni imprenditoriali, i partiti di sinistra contro quelli conservatori, eccetera, ma si passa in maniera crescente a spiegazioni che si basano su un'idea di accordo coalizionale. Molte riforme non sono state fatte da un soggetto, ma sono state fatte da coalizioni di soggetti spesso eterogenei fra di loro. Quindi già applicare questo filtro per spiegare non tutte le riforme, attenzione, il punto di questa letteratura non è dire il sindacato non ha svolto il ruolo di protagonista o le imprese sono state sempre contrarie o a favore. Il punto è dire, attenzione, è una variabile, cioè ci sono contesti in cui il sindacato gioca un certo ruolo, contesti in cui sono le imprese che giocano un ruolo più protagoniste o viceversa. Quindi qui il primo elemento di innovazione è coalizioni formalizzate o accordi più taciti che mettono insieme soggetti diversi per portare avanti riforme, in cui appunto il sindacato può essere un attore riformista, ma non è detto che sia l'unico, anzi spesso possono esserci anche le imprese. Tanto per citarvi un caso, alcuni degli studi che hanno studiato anche i paesi scandinavi e lo sviluppo del welfare in paesi scandinavi hanno fatto vedere come in passato, e già questo lo diceva Esping Andersen, un ruolo fondamentale l'hanno avuto i partiti contadini o quelli che intercettavano il voto delle aree rurali, che non erano esattamente partiti progressisti di sinistra socialdemocratici, o non erano certi socialdemocratici scandinavi. Altro elemento importante è che di nuovo quando si studia il sindacato, scavando un po' e riprendendo quella, qui ci sono esperti su cui ho studiato quando studiavo queste cose da studente, quando noi applichiamo il principio di quali sono le logiche di funzionamento del sindacato, l'idea del sindacato come soggetto che propone in termini assoluti e sempre la crescita di un welfare universalista si scontra col fatto che ogni sindacato in un qualsiasi paese deve tener conto sostanzialmente di due potenziali logiche in contrasto fra loro. Qui le ho definite leggermente differentemente, ma sono quelle classiche che trovate in questi studi. La logica della membership, cioè deve pensare ai propri iscritti e i loro bisogni specifici, è una logica, diciamo, di rappresentanza, qui la chiamo, parlando di welfare, di cittadinanza, cioè quando il sindacato cerca di parlare a nome di tutti. Ora è chiaro che, come dire, nei discorsi pubblici il tentativo costante che il sindacato fa come qualsiasi attore collettivo è presentare una voce che è non solo a nome dei propri iscritti o di una parte dei lavoratori, ma è di tutti i lavoratori della cittadinanza. Ma una buona parte di questi studi ci fanno vedere come in realtà, in molti contesti, la posizione dei sindacati possa oscillare molto e sindacati o parte di sindacato che privilegia una logica di membership, cioè tutela innanzitutto dei diritti sociali dei propri gruppi, possono dare risultati complessivi e collettivi in termini di funzionamento del welfare ben diversi che quando assumono un'idea di cittadinanza. Terzo aspetto, e qui ecco perché vi dicevo che non ci occupiamo soltanto di sindacato, ci sono molti studi, di nuovo sono ricostruzioni che iniziano da fine anni 90, primi anni 2000, in cui si guarda con più attenzione il ruolo delle imprese, dell'associazionismo imprenditoriale, anche più delle imprese, nello sviluppo di welfare, e si scopre che anche in paesi scandinavi, soprattutto in paesi scandinavi, ma non solo, spesso l'associazionismo imprenditoriale ha avuto un ruolo di consenso tacito, se non di promozione, dell'espansione del welfare. Questo tipo di letteratura si ricollega a un altro tipo di studi molto più vasti, che sono sulle buone ragioni per cui le imprese in certi sistemi economici
appoggiano una stabilità dei redditi dei lavoratori per tante ragioni, a partire dalla necessità di chiedere ai lavoratori di investire sulle proprie risorse, sugli skills, eccetera. Però c'è una letteratura che ha incrociato quello che si leggeva su come le imprese si muovevano rispetto alla regolazione del mercato del lavoro, stabilità del posto, eccetera, sistemi educativi di formazione professionale con sistemi di welfare più generale. Le conclusioni di tutta questa letteratura è che in tutta una serie di contesti ha senso per le imprese investire in un'espansione della spesa per welfare. Quindi, coalizioni, non sempre il sindacale ha scelto concretamente il sindacato una linea espansiva universalistica, può essere una linea più, come dire, selettiva, basata sugli interessi di una propria membership a seconda di come è definita, un ruolo in tutta una serie di esperienze storiche di promozione del welfare da parte anche delle imprese. Questo di nuovo rientra nel rileggere il passato con lenti differenti. Poi c'è il contesto socio-economico post-fordista. Qui la letteratura dice sostanzialmente che con il passaggio al post-fordismo e, diciamo, a un'economia più basata sui servizi e post-industriale, diventa sempre più difficile sia per i sindacati che per le associazioni imprenditoriali cercare di rappresentare ampie fasce dei lavoratori. Vi farò vedere anche brevemente dei dati dopo, cercherò di non farvene vedere troppi, però nella sostanza ci sono tutta una serie di linee di frattura che crescentemente, mentre in passato potevamo dire erano linee di frattura che separavano i lavoratori dalle imprese, quindi chi rappresentava i lavoratori da chi rappresentava il mondo delle imprese, adesso linee di frattura passano molto di più in maniera crescente dentro il mondo del lavoro e dentro il mondo delle imprese, e cioè, ad esempio, distinzione crescente nel mondo delle imprese fra le multinazionali e le altre imprese di media, grande dimensione o piccola dimensione nazionale. Le multinazionali stanno andando in molti casi per un mondo che è, come dire, con scelte anche strategiche completamente differenti dalle altre. Pensate ad esempio Fiat e la scelta della Fiat di uscire da Confindustria. In questa ottica, se la volete prendere, è uno di quei tanti segni che abbiamo un numero crescente di grandi imprese che hanno logiche loro di azione abbastanza dipendenti dal movimento più generale delle imprese di cui formalmente fanno parte. Secondo discorso fondamentale: settori economici ad alta produttività e a bassa produttività. Tenere insieme chi sta nella chimica farmaceutica, che siano imprese o lavoratori, che sta nella metalmeccanica ad alto valore aggiunto e basata sull'export, nel terziario avanzato di ricerca e di ICT, con chi sta nel commercio e nel turismo, che siano imprese o siano lavoratori, diventa sempre più complesso, perché gli interessi dei primi, che siano lavoratori o imprese, tendono crescentemente a distanziarsi dai secondi. E quindi, come vedremo dopo, diventa paradossalmente più facile che ci sia un accordo fra sindacati che rappresentano settori ad alta produttività e lavoratori in quei settori, rispetto a un accordo trasversale fra sindacati che rappresentano chi sta nel commercio o nel turismo con chi sta nella chimica farmaceutica piuttosto che il settore bancario. Faccio riferimento a chi qui studia da anni il commercio, e non c'è niente di male nello studiare, anzi è un pezzo fondamentale di questa analisi. Ugualmente vedrete che alcune di queste linee di distinzione si sovrappongono. Distinzione fondamentale fra settori e imprese, e quindi anche lavoratori, che stanno in settori orientati all'export, soprattutto se sono settori export ad alta produttività, di nuovo, e settori invece basati sostanzialmente sulla domanda nazionale, commercio, turismo, eccetera, eccetera. Qui di nuovo le preferenze che si hanno in termini di welfare, di cittadinanza, di diritti, di salario e come organizzarla sono crescentemente differenti. Imprese che occupano persone ad alta qualificazione e imprese che occupano persone a bassa qualificazione generica. Qui riprendo un tipo di letteratura che c'è più appunto sugli skills, eccetera, ed è importante l'ultimo elemento, cioè il mondo da cui noi veniamo, diciamo quello fordista, se lo vogliamo semplificare, era un mondo in cui le figure centrali erano rappresentate dal lavoro manuale qualificato, pensate alla media grande impresa, con l'aggiunta del lavoro impiegatizio. A metà anni 90 in Italia, appunto l'Italia non è la Germania, ma in Italia bene o male metà degli occupati sul mercato del lavoro erano classificabili come impiegati o come operai specializzati, erano la metà.
Nel mondo post-industriale e post-fordista questo gruppo inizia a restringersi e aumentano i due gruppi che stanno ai due estremi: il lavoro scarsamente qualificato, in genere manuale, quindi chi lavora nei servizi, di nuovo turismo, commercio, servizi di pulizia, servizi alla persona, eccetera eccetera, o il lavoro altamente qualificato intellettuale, tecnici, professionisti, manager, eccetera. Di nuovo, per darvi un'idea, vi farò vedere dei dati dopo, quel 50% che vi dicevo prima, che era rappresentato in Italia a metà anni 90 da impiegati e operai specializzati, nel 2017 è diventato il 35%. Questa, se volete, in termini di sindacato, ma anche impresa e welfare e diritti, è una pessima notizia. Perché mentre negli anni 90 ancora fondamentalmente avevi un nocciolo duro di riferimento, se eri il sindacato, ma avevi anche come controparte un profilo specifico, se eri un'impresa, che era rappresentato da quella fascia media di lavoratori che erano o impiegati o operai specializzati in medie e grandi imprese o collegate a quel mondo, oggi rappresentare quel mondo lì significa rappresentare un terzo del mercato del lavoro, non significa rappresentarne più la metà, sapendo che poi quella metà in realtà aveva addentellati nel resto del mercato del lavoro, che so, marito operaio specializzato, moglie che lavorava nel terziario, la copertura del marito copriva anche la moglie. Quindi fare sindacato universalista oggi è molto più complesso, fra le varie ragioni, banalmente, perché quella fascia che prima era il pilastro centrale attorno a cui potevi fare battaglie di espansione del welfare si è oggettivamente restretta, mentre sono aumentate le due ali: il lavoro qualificato intellettuale, che però spesso ha altre logiche e ha più difficoltà a farsi rappresentare dentro il sindacato tradizionale, perlomeno in tutta una serie di paesi come i nostri, in cui il sindacato è innanzitutto un sindacato di categoria, quindi è la singola categoria forte, non è la confederazione. Quindi in tutti quei paesi, lo vedremo anche dopo, in cui il sindacato, quando lavora bene e soprattutto a livello di singola categoria, ha difficoltà ad intercettare una massa crescente di lavoratori ad alta qualificazione. Ugualmente ha problemi a intercettare gli altri, quella massa crescente di lavoratori a bassa qualificazione nel terziario. Quindi si ritrova sempre di più stretto con un aumento oggettivo di lavoratori che non sono quelli tradizionalmente rappresentati e un restringimento della sua base tradizionale, su cui ha fatto anche le lotte rispetto al welfare. Un ultimo elemento che si collega in parte a questo è che in questo scenario post-fordista e post-industriale c'è anche una trasformazione delle caratteristiche dei lavoratori, cioè si passa da un lavoro fatto innanzitutto da uomini con professioni manuali professionalizzanti, impiegatizie nelle fasce centrali di età, almeno questi sono il gruppo tradizionale, a una crescita di, fra virgolette, figure più nuove, soprattutto se guardiamo paesi come l'Italia, già Scandinavia è un po' diverso. Quindi una forte presenza di donne, una forte presenza di immigrati e, se volete, aggiungiamo un nuovo gruppo, fra virgolette, che sono i giovani in difficoltà. Tanto per darvi un'idea sulle donne, se voi prendete l'aumento in termini l'aumento in termini di teste di occupati negli ultimi 20 anni in Europa, soprattutto in Italia, una gran parte, se non la gran parte in assoluto, di questo aumento occupazionale che c'è stato è stato tutto femminile. In Italia dal 95 al 2005, dal 2015, gli uomini in termini assoluti sono aumentati di 130.000 persone, le donne sono aumentate più di 2 milioni e mezzo. Okay? Quindi la crescita, l'Italia era un caso estremo e ahimè continua a essere un caso estremo se avete discusso di questo con Chiara, però vi dà un'idea di come stanno avvenendo le trasformazioni. Qui ci sono un po' di dati che però vi ho riassunto a voce, che vi fanno vedere, prendendo come riferimento accanto all'Italia, la Germania e il Regno Unito, come cambia l'occupazione per settori, l'occupazione alle dipendenze, come dal 95 al 2007 si trasforma su manifattura nei tre paesi. Vedete che il dato italiano è interessante, il terziario di consumo ha un ruolo che cresce ovunque, ma da noi in termini relativi gioca un peso anche maggiore che altrove, e purtroppo non è una buona notizia, nel senso che qui ragioniamo in termini relativi, fatti 100 gli occupati, quanti stanno in quel settore. Siamo estremamente scarsi su quelli che l'Europa chiama i settori a crescita intelligente, cioè ICT, settori di finanziarizzazione avanzata, eccetera. Abbiamo molti meno. Sì. Alberghiero, ristorazione, eccetera. È quello là. Pessima notizia. Nel senso.
con rispetto parlando per chi studia questi fenomeni, cioè pessima notizia nel rispetto alla tematica che discutiamo stasera, cioè a come il sindacato possa rappresentare un mondo in cui c'è un settore che a me fa sempre piacere sottolineare, che è quello del welfare alla pubblica amministrazione, che sta diventando, era importante, ma sta diventando in molti paesi, anche se l'Italia è l'unico paese che è differente dagli altri in questo, siamo l'unico outlier in Europa, sta aumentando l'occupazione in questi settori, però diciamo il terziario si sta diversificando. La quota d'occupazione femminile, ve l'ho detta prima. L'altro dato interessante è quello che succede per professionalità. Qui è semplificato, per chi di voi usa codici come l'ISCO, che sono il codice che si usa per definire occupazioni e professioni, semplificando, alta professionalità sono manager e dirigenti, professionisti e tecnici. Media professionalità specifica sono fondamentalmente lavoratori manuali specializzati, quindi artigiani e operai specializzati e semispecializzati. Limitata professionalità sono occupazioni elementari o lavori nei servizi come venditori. Gli impiegati, a seconda delle caratteristiche, finiscono in parte qui sotto e in parte qui, dipende come sono. E la cosa interessante è che vedete che c'è la polarizzazione che vi dicevo, polarizzazione, c'è questa differenziazione. La media professionalità diminuisce nettamente in Italia, ma è un fenomeno che vedete ovunque, anzi in Inghilterra chiaramente più accentuato. La cosa più preoccupante per noi è che ormai, usando questo criterio, quasi la metà degli occupati sono limitata professionalità, aumentano anche quelli di alta professionalità, ma molto meno che negli altri paesi. Attenzione, è interessante anche guardare la manifattura, perché in prospettiva cambierà, anzi stanno cambiando le cose anche lì. Il caso tedesco da questo punto di vista è più interessante. La Germania, che è considerata il paese per eccellenza in cui devi investire su operai specializzati dai tempi della scuola e dell'alternanza scuola-lavoro eccetera eccetera, anche qui la Germania sta cambiando, cioè stanno diminuendo le figure a media professionalità e stanno aumentando le figure ad alta professionalità. Lentamente, per carità, parliamo di 20 anni, però anche nel modello tedesco di manifattura questi dati ci indicano che c'è un tentativo di passaggio a una manifattura sempre più alto valore aggiunto e qualità, in cui sostituisci con progettatori, ingegneri, una parte degli operai. È effetto della tecnologia, di tante cose. L'Italia resta indietro, però vedete che anche qui la media professionalità diminuisce. Tutto questo, se lo guardate, significa che per un sindacato rappresentare un mercato del lavoro così è estremamente complesso, perché è una fetta consistente di lavoratori che sono a bassa qualificazione, soprattutto nei servizi. La fascia tua forte si sta restringendo e si aumenta un'area di alta profilo, di alta professionalità, che è più difficilmente intercettabile, come vi dicevo prima. Salto altri dati che vi ho lasciato e discutiamo dopo. Ora, quello che vi ho fatto vedere, che risultati dà rispetto all'obiettivo del nostro seminario, e cioè sindacato, capitalismo e diritti di welfare e diritti sociali? Allora, uno, in questo contesto l'analisi, alcuni si stanno occupando anche di questo in questo momento per la loro tesi di dottorato, il sindacato non è necessariamente una spada di giustizia, dove spada di giustizia è l'espressione che viene utilizzata nella letteratura inglese per dire il sindacato è quel soggetto collettivo che cerca di riportare maggiore redistribuzione e diminuire le disuguaglianze. Può essere addirittura un attore di dualizzazione dei diritti sociali. Se il sindacato fondamentalmente rimane, per una serie di ragioni, legato a quella forza lavoro tradizionale, fra virgolette, in alcuni settori forti, è chiaro che in molti contesti la spinta a voler rappresentare innanzitutto i propri iscritti, che si stanno restringendo non solo come numero, ma si stanno restringendo attorno a alcune cittadelle, alcuni pezzi della manifattura, alcuni pezzi del terziario avanzato, il pubblico impiego, e quindi, come dire, avallare una logica che sia di salvaguardia dei propri che sono concentrati in alcuni settori e di accettare una sorta di scambio sugli altri è forte. Questa ad esempio è l'interpretazione principale che viene data del caso tedesco, di come il sindacato si è mosso nel caso tedesco negli ultimi 20-25 anni rispetto a questioni relative al welfare. Quindi parliamo di un sindacato che ha avuto una forza storicamente ampia. Secondo aspetto, le imprese hanno agende più complesse e diversificate rispetto al welfare, rispetto a quello che si immaginava.
Una parte delle riflessioni che vi faccio in realtà sono, nascono da studi che ho fatto che non partivano da sindacato e welfare, ma partivano dal welfare aziendale. Cioè partivano da questo fenomeno che in Italia è decollato da circa 10 anni e sta crescendo, in cui un numero crescente di imprese a livello sia individuale che di contratti collettivi propongono di introdurre fondi pensione, propongono di introdurre asili nido aziendali, forme di sostegno al reddito, pensioni complementari. Cioè c'è un attivismo nell'ultimo quindicennio, ventennio, a seconda dei paesi, in alcuni paesi anche da molto prima, delle imprese nell'espandere welfare, che non era facilmente anticipabile fino a 20 anni fa, perlomeno in una realtà come la nostra. Quindi si hanno imprese che hanno agende che spingono verso l'espansione e promuoverlo. Attenzione, la ragione fondamentale per cui le imprese lo fanno in maniera semplificata è hanno bisogno di attirare e mantenere capitale umano. Quindi, brutalmente detto, le imprese che saranno interessate seriamente al welfare sono quelle che hanno bisogno di attirare e mantenere capitale umano di lavoratori qualificato. Se un lavoratore lo puoi sostituire una settimana perché l'hai messo a friggere le patate fritte, non c'è bisogno che sviluppi molto welfare aziendale. Almeno che, e questo è il caso italiano, lo scambio che fai è non ti do un euro di aumento di salario, in cambio ti do welfare aziendale. Allora anche a te che vendi che fai le patate dalla mattina alla sera e ci vuole una persona che sta lì 2 giorni per capire come friggere le patate senza farle bruciare, do un po' di welfare. Però è in un'ottica di imprese interessate alla produttività, però non perché investi su capitale umano qualificato, e allora lo fai per altre ragioni, ma perché scambi, come sta avvenendo da vari anni in Italia in questi settori del consumo, scambi sostanzialmente congelamento dei salari con welfare aziendale. Per le aziende c'è chiaramente un vantaggio. Se io do con il regime fiscale italiano 10 euro su welfare aziendale, non pago contributi, non c'è tassazione sopra. Quindi se io do 10 euro in welfare aziendale sono 10 euro, anzi potendo usufruire di una serie di agevolazioni fiscali sono anche meno di 10 euro quelle che effettivamente spendo. Se io do 10 euro in aumento salariale, per un'impresa sono più di 16 euro di costo complessivo. Quindi quando diciamo che le imprese hanno agende più complesse e diversificate, non è che stiamo parlando di imprese che improvvisamente sono diventate filantropiche o sono sempre state filantropiche e noi non l'abbiamo visto. Sono imprese che iniziano a capire che per condizioni e ragioni diverse investire in welfare direttamente offerto ha un ritorno che può essere importante economicamente. Aumentano la possibilità di alleanze o accordi trasversali fra imprese e sindacati, quello che vi dicevo prima. Rispetto al passato è più probabile che imprese e sindacati dentro uno stesso segmento del mercato del lavoro, prendete le grandi imprese della chimica farmaceutica, prendete le imprese del settore bancario assicurativo, prendete la metalmeccanica, okay, piuttosto che il commercio, qui è molto più probabile che sindacati e imprese trovino più facilmente un accordo su come sviluppare insieme pezzi di welfare. Attenzione, però, una logica in cui quel welfare lì riguarda chi sta in quel segmento lì del mercato del lavoro. Cioè non sono accordi che hanno un obiettivo di un welfare universalistico per tutti. Sono accordi che si applicano a quelli che in quel momento lavorano in quel settore e forse nei settori più forti coprono anche quelli che eventualmente sono usciti da quel settore perché si sono pensionati o si trovano disoccupati. Ma raramente i settori con problemi di disoccupazione fanno accordi generosi da questo punto di vista. Mentre allo stesso tempo aumentano le difficoltà di coordinamento interno al mondo delle imprese, fra tutte le imprese, così come dentro i sindacati o dentro le categorie. Cioè in questi anni è fortemente aumentata la conflittualità, che in genere non si vede all'esterno, si vede dietro le quinte, fra categorie diverse di sindacato, cioè fra categorie diverse di uno stesso sindacato, fra imprese che, come dire, appartengono a una stessa associazione, pensate a Confindustria piuttosto che a Confartigianato, Confindustria funziona meglio, che in pubblico si presentano in maniera relativamente unitaria, ma su questo dietro le quinte portano avanti posizioni diverse. Io ormai sono 8-9 anni che mi occupo di questo, quindi vengo anche, che so, più o meno regolarmente invitato a convegni su welfare aziendale. La parte più interessante del convegno non è il convegno, è quella mezz'ora prima in cui ti incontri con gli altri relatori e discuti, o discuti dopo a pranzo o a cena,
e lì vedi che vengono fuori le spaccature tra quello che vuole la metalmeccanica, che siano imprese o che siano lavoratori, e quello che vuole il commercio, piuttosto che quello che vuole il settore pubblico, le grandi imprese privatizzate. Cioè lì vedi che dalla stessa parte del tavolo le posizioni sono molto più diversificate ed è più facile trovare un accordo fra FIM, FIOM e metalmeccanica su alcuni punti di welfare che dentro la CGIL piuttosto che dentro la CISL o dentro Confindustria. Poi è chiaro che a livello aggregato in qualche maniera fanno vedere che erano tutti d'accordo, ma gli elementi di criticità dentro i singoli mondi di impresa e di lavoro stanno aumentando. Altro problema diventa ulteriore, che si lega a questo sul sindacato, i problemi di difficoltà di coordinamento interno ai sindacati, soprattutto fra settori in cui sono presenti, fra virgolette, vecchi in senso di profili di lavoratori tradizionali, maschi a specializzazione media, scusate, questo è per indicarmi che è passata mezz'ora e così rispetto Marino che non parla più di 40 minuti, in realtà avevo, anche se sono in streaming lo posso dire, avevo un'altra chiamata qui che è un cane che m'abbaia, poi pensando che sono da voi non era il caso di far sentire il cane che mi riportava all'attenzione, quindi fra qualche minuto ho finito, perché chiaramente dentro i sindacati io che cosa? Ho un problema fra sindacati che rappresentano il tipico lavoratore da anni 70-80 e sindacati che devono rappresentare segmenti di mercato del lavoro in cui il lavoratore è fondamentalmente fatto da donne, giovani, magari separate, quindi con media-bassa qualificazione a seconda dei casi. Quindi anche i bisogni di welfare che vengono espressi eventualmente da pezzi di sindacato diversi entrano in contrasto fra loro. Avremo settori di welfare, cioè settori in cui il sindacato continuerà a dire pensioni, 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 e se vogliamo dire qualcos'altro, fare qualcos'altro su welfare, diciamo pensioni, e altri settori in cui se potessero parlare liberamente direbbero conciliazione, conciliazione, conciliazione e sostegno al reddito. Tenere tutto questo insieme diventa molto complesso e spesso porta da accordi, diciamo così. Quindi risultato: forte spinta dentro le relazioni industriali verso un welfare centrato e differenziato sul posto di lavoro più che sulla cittadinanza. Il risultato di tutto questo è che per chi di voi si era innamorato di un welfare universalistico, cioè in cui l'accesso viene dato sulla base della cittadinanza o della residenza, le trasformazioni in atto spingono più, quando va bene, verso invece un rafforzamento di un welfare che è centrato sulla condizione occupazionale. E quindi di per sé è diversificato a seconda di che cosa si fa, dove si ha, dove si sta e così via. Quindi, seconda parte, se il comportamento del sindacato delle imprese non possiamo più considerarla una costante, cioè il sindacato promuove sempre il welfare, le imprese cercano di frenare qualsiasi tipo di espansione, ma diventa più una variabile, cioè diventa più un fenomeno che cambia a seconda di varie condizioni, quali sono le condizioni che incideranno se il sindacato si muoverà più in una direzione universalistica o meno e cosa faranno le imprese? Dipenderà da quello che succede nei singoli segmenti del mercato del lavoro, quindi quando il sindacato o le imprese che tipo di forza lavoro utilizzano, quindi questo è a livello di aziende, tasso di femminilizzazione, l'età media dei lavoratori, presenza di piccole e grandi imprese rispetto alla situazione delle categorie, quello che succede in termini di relazioni industriali nel singolo segmento, di nuovo quanto è forte il sindacato nel commercio rispetto alla manifattura di un certo tipo, il tessile, abbigliamento e così via. 3, qual è il modello complessivo di relazioni? Buona parte della letteratura che cosa ci dice? Che non è solo importante capire quanto è forte il sindacato nel tessile, abbigliamento piuttosto che nel turismo, occorre anche capire qual è il modello complessivo di relazioni industriali e come le varie categorie si coordinano fra loro per capire i risultati. Ora, ho fatto tardi e non vi faccio vedere queste tabelle perché non avete fatto nulla di male. Io sono molto contento che loro invece le hanno dovute studiare perché non le faccio vedere. Questo è un tentativo che abbiamo fatto con dei colleghi di capire quali saranno le preferenze dei sindacati e come cambiano a seconda del modello di rappresentanza di relazioni sindacali nel paese, cioè se di tipo pluralista, sia di tipo all'italiana di coordinamento settoriale, cioè si basa soprattutto sulle categorie, o se è macro corporativo, cioè ci sono accordi trasversali soprattutto con un ruolo forte delle confederazioni, e a partire dalle caratteristiche del singolo segmento. L'idea è che
il sindacato, ogni singolo pezzo di sindacato, ogni singola categoria tenderà ad avere una preferenza di welfare, come welfare universalista, welfare pubblico ma pensato e tarato sulle caratteristiche differenti dei lavoratori, quindi chi è più forte riceverà di più e chi è più debole di meno, o addirittura potrà accettare altre soluzioni più leggere. Lo stesso modello si può fare sulle imprese, la logica è simile, e chiaramente in tutti quei segmenti in cui ci sarà una convergenza più facile tra quello che preferiscono le imprese per loro ragioni e quello che preferisce il sindacato, è molto più facile che lì emergerà a livello di paese o a livello di categoria dentro un paese la spinta verso un modello di welfare più universalistico o più categoriale relativo. Chiudo sull'Italia con dell'ottimismo. Io sono ottimista. Allora, in Italia, con la crisi economica, buona parte dei lavoratori e delle imprese si collocano in settori con alto rischio di disoccupazione e basso rischio di carenza di manodopera. Queste sono le due condizioni che non vi ho spiegato prima, se no probabilmente facevo una lezione di un'ora e mezzo e non una conversazione piacevole con voi di 30-40 minuti. Queste due condizioni, quindi alto rischio di disoccupazione per molti lavoratori, commercio, turismo, eccetera, eccetera, e non solo, servizi alla persona, basso rischio di carenza di manodopera, le imprese non hanno problemi a rimpiazzare lavoratori se vanno via, quindi non hanno incentivi a offrire qualcosa di più a questi lavoratori. Questo fa sì che rafforza il potere contrattuale delle preferenze delle imprese su quelle dei sindacati. Secondo, la struttura occupazionale italiana è composta maggiormente rispetto ad altri paesi da piccole e medie imprese che impiegano lavoratori a media-bassa qualificazione. Questo è il contesto peggiore per pensare a un welfare di tipo universalistico. È più difficile aggregare le preferenze, le aspirazioni e la possibilità di agire sia del sindacato che delle imprese. 3. L'Italia è un paese con una storia di tradizioni di relazioni industriali a livello settoriale e categoriale, i contratti di categoria nazionali, che si sono moltiplicati e infatti rispetto ad altri paesi abbiamo un altissimo grado di frammentazione. Quindi c'è il rischio che ognuno si faccia il contratto più o meno tarato sulle singole micro esigenze, in cui viene incluso sempre di più welfare in tutto questo. Quindi in un contesto di debolezza della capacità contrattuale del sindacato su grandi temi quali quantità e qualità dell'occupazione, sostanzialmente, per queste ragioni qua, negli ultimi anni è chiaro che la contrattazione si è spostata sempre di più a discutere di welfare. Ma non il welfare vecchio stampo, pensioni pubbliche, no, welfare nuovo stampo, ti do il fondo sanitario, ti do l'assicurazione sanitaria o l'asilo nido per chi lavora dentro queste imprese fin tanto che ci lavora. Quindi c'è uno spostamento della contrattazione da questioni ampie a questioni che sono sempre più sul welfare particolare della singola impresa. Chiudo, quindi previsioni preoccupanti, è per questo che sono ottimista. Avrei potuto dire previsioni catastrofiche, invece visto che sono da voi siete così gentili, ma avete anche ascoltato, metto solo preoccupanti. Quindi, facendo previsioni per il futuro, per essere ottimisti, in un contesto come quello italiano descritto prima, mi posso aspettare che ci sia una crescita ulteriore delle spinte neocorporativiste micro e particolari a livello categoriale, settoriale, addirittura subsettoriale, sia dalle imprese che in un modo aperto, nascosto anche da una parte del sindacato, ci sarà la spinta a portare a casa pezzetti di welfare aggiuntivi a un welfare pubblico che ha difficoltà ad andare avanti per chi fa parte di quel segmento, con segmenti che sono sempre più differenziati, per cui nel commercio ad esempio, dove c'è il più grande fondo sanitario pensato per imprese piccole e imprese grandi, una parte delle imprese grandi stanno pensando di uscire e crearsi un fondo ad hoc solo per le imprese grandi del commercio, perché probabilmente pensano di avere più potere di contrattazione col sindacato che se stanno tutti insieme e spuntare condizioni migliori. Indebolimento dei tratti dei pilastri universalistici del welfare italiano attuale, quindi possiamo immaginare che la dimensione universalistica, cioè sei aiutato o lo Stato interviene per te in quanto residente, neanche cittadino, si indebolirà a vantaggio di un welfare aziendale e un welfare fiscale. Lo Stato in questi anni, spero che Matteo non mi criticherà su questo visto che ci lavoriamo insieme, il welfare fiscale significa che crescentemente lo Stato nel campo del welfare, piuttosto che dare prestazioni, dà agevolazioni fiscali. Aumenta la spesa sanitaria pubblica? No, però aumenta la possibilità e il tetto per le detrazioni se spendi per conto tuo. Aumentano gli incentivi ai fondi sanitari aziendali. Quindi
da una parte, e questi sono tutti i meccanismi che vanno letti dentro quest'ottica con il placet del sindacato, in alcuni casi anche coprotagonista. Quindi dentro questo quadro il sindacato rischia di diventare sempre più un attore di dualizzazione dei diritti assieme alle imprese. Chi di voi ha avuto la fortuna o la sventura, e qui chiudo veramente, di occuparsi di fondi sanitari, cioè l'azienda che col sindacato decide che per i propri lavoratori viene creato un fondo che copre tutta una serie di costi, dai ticket alle visite specialistiche che non vengono pagate, sa che ormai i fondi sanitari coprono circa 10 milioni di persone in Italia, le condizioni sono completamente diverse passando da un gruppo all'altro, e chiudo con una nota d'ottimismo: alcuni dei grandi contratti collettivi che hanno introdotto i fondi sanitari hanno, in cambio di moderazione salariale, cioè il contratto collettivo è stato sottoscritto con il sorriso dei sindacati che hanno detto nella sostanza non c'è aumento salariale, in cambio ci sono un po' di buoni benzina, assicurazione sanitaria e una stretta di mano. È chiaro che andare a raccontare ai lavoratori che questo è il massimo che ha ottenuto è un problema. In alcuni casi vedi persone che fino a ieri non te lo saresti immaginato, che in assemblee collettive con i lavoratori dicono: compagni, così già capite a chi faccio riferimento, compagni, lo abbiamo fatto perché siccome la sanità pubblica sta crollando, qui sono sindacalisti, noi tuteliamo la vostra salute avendo fatto il fondo sanitario categoriale per quel gruppo lì, chi sta fuori non è coinvolto. E con questo buon futuro a tutti. Grazie Emanuele. No, forse non ci hai convinto sull'ottimismo, ma sulla prospettiva molto ottimistica, però ci hai convinto sul fatto che il quadro è molto ricco e articolato e anche preoccupante, direi. Allora, andiamo in ordine alfabetico? Anche tu hai slides? Sì, giusto. Brevi. Per okay. Brevissime. Ok, Sabrina Colombo, poi Matteo. Dunque, devo dire che effettivamente mi hai convinto su alcuni elementi rilevanti, mi hai convinto su molti aspetti relativi al ruolo del sindacato. Questi elementi sono la multipolarizzazione della struttura economica, che è una sfida per tutte le associazioni e gli interessi, la difficoltà di coordinamento interno, soprattutto nelle diversificazioni tra nuovi e vecchi rischi sociali, quindi cioè lavoratori che si richiedono, diciamo, copertura su determinati rischi sociali e altro. In realtà il coordinamento interno, e anticipo un po' anche una piccola critica, all'interno del sindacato e delle categorie è qualcosa, e non solo, anche nelle imprese è qualcosa di storico e quasi strutturale, direi, cioè non è solo sul welfare, lo è stato da sempre su tutto. Mi hai convinto sulla possibilità di nuove alleanze tra imprese e sindacati che si spostano anche a livello sovranazionale, con l'Unione Europea che chiede appunto che ci sia questa nuova alleanza, e mi hai convinto sulla difficoltà di rappresentare i servizi, soprattutto quelli innovativi. Lì io sono completamente d'accordo con te e ritengo che è una sfida forte per il sindacato, ma anche per le associazioni degli imprenditori. Scenari però un po' troppo pessimisti, direi. Da una parte la logica della membership e la logica della cittadinanza. È vero che c'è la copertura della categoria, ma la categoria include non si coprono solo gli iscritti, i contratti collettivi valgono per tutti i lavoratori della categoria, quindi non è solo una questione di membership pura. E quando tu mi parli di welfare, del posto di lavoro e il sindacato dualizzatore dei diritti, io ci vedo una visione un po' apocalittica, soprattutto sulla partita del welfare contrattuale. Questo perché è vero che il sindacato e il welfare ormai sono legittimati solo nell'ambito della contrattazione collettiva, anche da parte di alcuni interventi governativi, appunto di agevolazioni fiscali sulla contrattazione aziendale. E non solo, ma abbiamo il sindacato che è proprio istituzionalizzato in alcuni di questi istituti di welfare, perché è proprio parte del consiglio di amministrazione. Quindi
alcuni interventi, diciamo, hanno spinto verso questo. Tuttavia non dimenticherei le resistenze che una parte del sindacato ha avuto nel non firmare accordi, addirittura nel contratto dei metalmeccanici precedenti la CGIL non lo ha firmato proprio sulla partita del welfare contrattuale, adesso l'ha firmato con sorriso. Non tanto col sorriso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per una serie di riflessioni, dinamiche interne e visioni strategiche di rappresentanza, a un certo punto si è deciso di giocare in maniera unitaria la partita del welfare contrattuale per mantenere il livello sull'azione collettiva e cercare quindi di contrastare quella che è la spinta alla contrattazione individuale da parte delle imprese. Quindi come second best accettiamo il welfare contrattuale. Con il sorriso non sempre, soprattutto per quanto riguarda il fatto che non ci sono aumenti salariali e, diciamo, la perdita di potere del premio di produzione, soprattutto da una parte del sindacato. Sosteniamo però l'azione collettiva perché c'è il rischio che la contrattazione individuale non dualizzi ma polarizzi, io direi atomizzi le coperture di welfare. E poi i dati li lasciamo perdere. E poi c'è un altro livello: il sindacato si muove su più livelli dal punto di vista del welfare. Uno di questi livelli è il welfare territoriale. Permangono naturalmente alle persone e ai governi per partecipare, diciamo, alla negoziazione delle materie relative al welfare, permare la spinta a volere un welfare universalista. Nessuno dei sindacalisti ti dice no, ma è meglio il welfare contrattuale. Ma se da una parte diminuisce, diciamo, il potere contrattuale, visto la chiusura della stagione della concertazione dei patti sociali, dall'altra si mantiene, o comunque possiamo anche dire che cresce, il potere a livello territoriale, in una logica della cittadinanza e proprio sulle materie di welfare. Il sindacato negozia due tipi di aspetti. C'è una negoziazione distributiva che è prevalentemente con i comuni, le quote di bilancio da assegnare alle politiche sociali, e una negoziazione regolativa in cui il sindacato negozia con le regioni e le province le regole e i programmi della gestione degli istituti di welfare a competenza regionale. Chi sono gli attori coinvolti? Gli amministratori comunali, le associazioni dei comuni, le province, le regioni, il livello confederale, il sindacato dei pensionati, per i comuni in particolare, e il livello di categoria. Quindi qui il sindacato si muove in una logica della cittadinanza. Le tematiche principali che vengono contrattate sono le politiche sociosanitarie assistenziali, che fanno parte appunto di programmazione a livello locale. Le politiche del lavoro e dello sviluppo: si investe molto sulle politiche attive, il supporto ai disoccupati, la politica locale del reddito, le politiche abitative, le politiche per l'infanzia, gli asili nido, le rette, le mense e quant'altro. Ovviamente questa è una parte ancora molto ristretta, costante nel tempo, ma ancora molto ristretta, perché sul territorio italiano è prevalente nel nord e nel centro. Quindi io, come chiusura, sono più ottimista di te e direi che non si può parlare di dualizzazione dei diritti, ma semmai un rischio all'atomizzazione dei diritti, e semmai si deve mettere in evidenza le forti disparità territoriali che non sono del tutto colmabili dall'iniziativa sindacale. Io ho finito. Grazie Sabrina. Al di là del fatto di dare un quadro più ottimistico, che non è necessariamente una buona cosa, ma direi che hai dato un quadro più articolato e quindi hai aggiunto degli elementi di considerazione di cui anche lui poi nelle risposte dovrà tener conto. Sentiamo adesso le osservazioni di Matteo. Poi. Grazie, intanto grazie Marino per avermi invitato, grazie Emanuele per la relazione. Allora, io non sono sociologo economico, visto che qui dominano i sociologi. Esatto. E non ho mai lavorato
prettamente sui sindacati, per cui potremmo anche andare a casa, ma sono uno scienziato politico e mi occupo di welfare, per cui cercherò di fare un commento che, come vedrete, punta in una direzione leggermente diversa da quella di Emanuele e di Sabrina, e sostanzialmente con un'attenzione alle politiche sociali e soprattutto al ruolo del sindacato nel policy making nazionale sulle politiche sociali, piuttosto che con un taglio di relazioni industriali come in buona parte nelle relazioni che mi precedevano. Dico subito che la presentazione di Emanuele, in realtà sono d'accordo al più o meno al 99%, giusto per non dargli la soddisfazione, in realtà, quindi su quello che ha detto sono d'accordo, la trovo comunque una rappresentazione un po', come citava adesso anche Sabrina, un pochettino parziale forse, ci va aggiunto oltre un'attenzione a un diverso livello in cui il sindacato è attivo, una serie di considerazioni su ciò che il sindacato può anche fare, le strategie che può mettere in piedi, può perseguire per cercare di contrastare quella sindrome sostanzialmente che tu hai disegnato, e che di fatto potremmo definire in poche parole come una strategia difensiva, e che dal mio punto di vista è una strategia difensiva che ha il forte rischio di essere una strategia perdente, e argomenterò perché nella prima parte, forse aggiungendo qualche elemento di pessimismo in più, però cercando di recuperare invece nella seconda con una riflessione di natura analitica e poi qualche spunto invece più empirico. Devo dire che questa riflessione, oltre che spostare il fuoco sul livello del policy making nazionale e sulle politiche sociali, aggiunge forse un elemento che nella tua relazione pensavo sarebbe apparso di più, cioè il tema della crisi. Lo citi in un punto nell'ultima slide alla fine, ma a mio avviso crisi, grande recessione e pressioni esterne hanno una rilevanza sulle strategie sindacali e sul ruolo svolto dai sindacati, che rappresentano, come dirò poi, un'aggiuntura critica, secondo me, per il ruolo e la strategia del sindacato. Allora, intanto, perché strategia perdente e difensiva è dunque perdente? Perché di fatto, se il sindacato, come dici giustamente tu, si trova sempre più a contrattare politiche del lavoro e politiche soprattutto di welfare a livello micro, addirittura a livello aziendale, naturalmente si trova sempre più a contrattare questi benefit aggiuntivi per la platea circoscritta di lavoratori di questa o quell'azienda, in un contesto in cui alcune decisioni invece macro, il quadro regolativo nazionale, è stato già definito, in una situazione in cui il sindacato può avere perso, e dirò un paio di cose su questo, capacità di influire sulla definizione di quel quadro regolativo. E quindi in un contesto molto costretto. In questo contesto molto costretto, e tu l'hai citato, hai citato un punto molto importante, secondo me, su cui aggiungo una postilla, il sindacato rischia di scambiare per grandi vittorie, tra parentesi, welfare contrattuale fiscalmente agevolato nei recenti rinnovi contrattuali, quelli che in realtà sono grandi sconfitte su due dimensioni diverse. Uno, lo scambio, come hai detto tu, tra aumenti retributivi che non ci sono e invece si contratta il welfare fiscale occupazionale perché non si riescono a ottenere incrementi retributivi, ma il secondo, di pari importanza, è lo spiazzamento del welfare pubblico che si determina per effetto di quella contrattazione collettiva. Perché quando il sindacato, d'accordo con l'azienda, firma gli accordi aziendali con conversione del premio di produttività in welfare, non solo ottiene welfare al posto di incrementi retributivi, ma ottiene perdita contributiva alla previdenza pubblica, immaginiamo che sia un quadro di previdenza complementare, per finanziare previdenza complementare privata. Lo sai meglio di me, aggiungo solo questo doppio effetto di spiazzamento. E viene salutato effettivamente come un successo, in un contesto in cui hai perso la capacità, anni della crisi, questo è il punto secondo me che va un attimo richiamato meglio il tema crisi, di influire sulle grandi scelte politiche nazionali. E qui rientra anche il tema della frammentazione del sindacato italiano tra le sigle, naturalmente, sindacali.
oltre a un contesto difficile per la crisi, e quindi di fatto, come dire, ti trovi a contrattare al ribasso entro un quadro determinato. Ho già detto qualcosa circa, come dire, la plausibilità di questo, di questi rischi e del fatto che questa strategia sia perdente. Una strategia appunto che nel caso in oggetto punta a utilizzare risorse pubbliche per tutelare piccoli gruppi di lavoratori probabilmente già più protetti di molti altri. E siccome non abbiamo risorse in abbondanza, vuol dire forse una maggiore attenzione a profili di equità e di efficienza andrebbe tenuto in considerazione. È reale questo rischio? A mio avviso sì, in parte l'ho già detto, in parte aggiungo un'altra questione. Nel periodo di crisi, nella giuntura 2010-2014, di fatto effettivamente per la prima volta su due terreni fondamentali come le politiche del lavoro e le politiche pensionistiche, i sindacati hanno rischiato di perdere, o hanno perso almeno in quella giuntura, completamente rilevanza nel policy making nazionale. Se uno guarda la progressione tra la riforma Sacconi 1 2009 e la riforma Fornero, c'è una progressiva esclusione dei sindacati fino all'annullamento del coinvolgimento sindacale con la riforma Fornero del 2011 su pensioni. E se uno guarda il passaggio dalla riforma del mercato del lavoro 97-2003 e poi alla riforma Fornero 2012 e al Jobs Act, anche lì di fatto c'è uno spiazzamento forte rispetto alla possibilità del sindacato di incidere sui contenuti decisionali a livello nazionale. E quindi è un rischio effettivo di, pensate che, come dire, prendo il tema pensioni, fino a 4 anni prima i sindacati di fatto sempre uniti sul tema pensioni avevano di fatto un potere di veto evidente. E anche dove sono stati spiazzati Scalone Maroni, ad esempio, hanno recuperato le elezioni successive con l'ammorbidimento dello Scalone Maroni. Il secondo punto per cui questa strategia rischia di essere perdente, e qui aggiungo una dinamica tu hai visto la longue durée all'indietro sul passato, io ci aggiungo quella verso il futuro, è l'incipiente rivoluzione tecnologica, economia 4.0. Se tu non Emanuele, ma tu sindacato, punti la tua strategia sul contrattare prestazioni di welfare a livello aziendale, e quindi non solo per la platea dei lavoratori, ma per quella singola platea dei lavoratori, naturalmente con l'aspettata, non sapremo quanto, contrazione occupazionale che molto probabilmente ci attende nei prossimi decenni, è evidente che, come dire, la capacità di rappresentanza diminuisce. Rischi naturalmente, stava a sandir per le organizzazioni sindacali, rischi per la tenuta degli assetti del welfare state, spiazzamento rispetto al welfare privato, e nell'ambito di questi seminari direi è importante richiamare che questi due rischi come corollari hanno rischi per il buon funzionamento delle società democratiche, rischi di disintermediazione. Di fatto oggi le organizzazioni sindacali, pensiamo all'Italia, comunque rappresentano il più grande gruppo di interesse e di pressione, circa 13 milioni di persone, e rischi per il buon funzionamento delle società capitalistiche a fronte dell'indebolimento di quei meccanismi di bilanciamento del mercato fino ad oggi garantiti dal welfare state. Fin qui i rischi, e lo scenario è forse più apocalittico di quello che hai tratteggiato tu, però, e questa è la parte forse rispetto alla quale dico che la tua relazione è forse parziale, la crisi, come sappiamo, la letteratura ce l'ha delineato in molteplici occasioni, sono momenti in cui è più facile che gli attori coinvolti nei processi di policy making mettano in discussione i propri quadri cognitivi e valoriali. Il che vuol dire che sono momenti in cui più facilmente rispetto ad altri si possono attivare processi che nel nostro caso rispetto alle strategie sindacali potremmo chiamare di rivitalizzazione del sindacato. In cosa consiste la rivitalizzazione del sindacato, che alcuni in sala hanno studiato anche in altri contesti non europei? Consiste nella messa in atto di una serie di strategie che di fatto non sono più difensive come quelle che hai descritto tu, ma sono in realtà offensive, propulsive, propositive, molto più simili alle strategie del sindacato degli anni 50 e 60 per quanto riguarda il caso italiano. Consiste in strategie che mirano ad allargare la base della rappresentanza,
alla luce della flessibilizzazione del mercato del lavoro, che tu non hai citato o hai citato molto rapidamente, e dell'incipiente rivoluzione digitale, significa chiaramente andare oltre la rappresentanza degli insider per tutelare gli outsider, i midsider, altre categorie di lavori, di lavoratori, e possibilmente, alla luce di quanto detto, andare oltre la strategia di rappresentanza del mondo del lavoro, ma probabilmente in una direzione davvero più universalistica di rappresentanza dei cittadini. Naturalmente, per fare questo, sul tema di cui mi occupo, vuol dire immaginare nuove politiche di welfare, non nel senso in cui le concepiamo di solito come welfare, politiche di welfare contro i nuovi rischi sociali, ma nuove nel loro approccio. Quindi un diverso approccio alle politiche sociali che contempli un diverso modello di copertura, non solo i lavoratori ma anche quelli che stanno di fuori del mercato del lavoro, altrimenti tra un po' ci sarà poco da tutelare, e di conseguenza nuove forme di finanziamento e nuove tipi di prestazioni, che è davvero una rivoluzione, come dire, cognitiva e valoriale nell'ambito del welfare. Bene, queste sono le mie riflessioni, però, come dire, c'è qualche segnale in questa direzione? Rispetto, in un momento pur molto difficile per gli attori sindacali, e concludo in un minuto, a mio avviso sì, nel senso che entro certi limiti, non voglio sembrare troppo ottimista, però se studiamo quello che è successo dal 2010-2012 fino ad oggi, si possono cogliere effettivamente dei segnali di ridefinizione della strategia programmatica dei sindacati, alcuni più di altri, sul tema del welfare in questa direzione. Ne cito due perché sono le cose di cui mi sono occupato più da vicino. Dal 2013 al 2014 le tre sigle sindacali, assieme a altre 30 organizzazioni, sono parte integrante dell'Alleanza contro la povertà, che mira a istituire, e poi, come dire, ha raggiunto un primo risultato con l'introduzione del reddito di inclusione, uno strumento, no, il grande assente del welfare state italiano, cioè uno strumento di protezione minima contro la povertà, un reddito minimo. Gli effetti, non voglio dire che il risultato conseguito, l'introduzione del reddito di inclusione, che quindi attira 2,5 miliardi di spesa, sia l'esito soltanto della pressione dell'Alleanza contro la povertà, perché naturalmente buona parte l'ha fatto anche il gioco sul fronte dell'offerta con l'introduzione nel dibattito politico del tema del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, e la combinazione tra domanda e offerta politica ha prodotto questi sviluppi, ha prodotto il passaggio da 50 milioni destinati alla lotta alla povertà soltanto 5 anni fa a 2,5 miliardi. E adesso, non voglio entrare nel dibattito attuale, comunque si prevede un significativo incremento delle risorse per il contrasto alla povertà fino a 9-10 miliardi. Tema pensioni, anche qui significative novità a mio avviso, con il sostegno dei sindacati al superamento di quel modello strettamente rigidamente contributivo e a bassissima redistribuzione, e con sostanziali effetti regressivi che caratterizza il sistema pensionistico attuale, in direzione di un sistema maggiormente solidaristico e quindi che sia maggiormente capace di tutelare non soltanto gli insider, i lavoratori già ben protetti, con contratti standard, una carriera continuativa e tutelata, ma anche lavoratori con contratti atipici e carriere frammentate. La piattaforma sindacale sulle pensioni di oggi prevede infatti l'istituzione di una cosiddetta pensione di garanzia per le generazioni future, che sarebbe, equivalrebbe sostanzialmente alla reintroduzione di uno schema solidaristico di pensione minima per sostenere le pensioni più basse. Analogamente il sindacato ha sostenuto gli interventi espansivi del 2016 volti a tutelare i pensionati con pensioni più modeste, e si sta muovendo secondo me in maniera interessante anche sul tema dell'accesso al pensionamento, immaginando forme di accesso differenziato al pensionamento in relazione all'aspettativa di vita differenziale delle diverse categorie. Sono chiaramente piccoli passi, primi passi, ma a mio avviso qualche segno in questa direzione di rivitalizzazione e di ristrutturazione delle strategie sindacali si può cogliere già oggi. Grazie anche Matteo, ma direi che gli spunti che hai ricevuto sono talmente ricchi e articolati che potresti aver bisogno di un'ora per rispondere, secondo me. Però proprio per questo motivo e per evitare che tu adesso cominci, direi di raccogliere prima 2, 3, massimo 4 brevissimi interventi dalla platea, se ci sono, in modo tale che poi tu puoi selezionare e fare rispondere a quelli che vuoi. Allora, prego. A me è piaciuta la relazione
Forse perché anch'io sono più orientato a una lettura, come dire, poco integrata e più invece che mette in evidenza gli aspetti di crisi. Come l'ultimo intervento, a mio parere è mancata, e questa, diciamo, è la domanda se questa mancanza, l'interpretazione di questa mancanza è giustificata, è mancata una visione di fase, nel senso che al di là della distinzione tra periodo fordista e post-fordista, io ho qualche obiezione sul fatto che si possa definire post-fordista e basta, come c'è spesso nella vulgata, ma c'è sicuramente un passaggio di fase dai magnifici 30 anni in cui l'elemento dell'equità era considerato basilare insieme a quello dell'efficienza, al periodo successivo di dominanza del neoliberismo in cui invece l'uguaglianza è considerata un limite, un freno allo sviluppo e non un elemento, un fattore di sviluppo. Ecco, questo spiega un contesto in cui tutto si frammenta, le divisioni aumentano, c'è la polarizzazione, comunque diciamo diverse stratificazioni, e il sindacato, che non agisce solo come un partito politico con una visione generale, ma deve agire sul locale costantemente, è inevitabile che deve adattarsi e seguire l'arretramento, cioè un arretramento ordinato continuo, che è inevitabile, quindi anche sul welfare, essendo d'accordo con tutte le conseguenze che sono state indicate. Sono d'accordo anche sul fatto che forse è in corso un paradigm shift, sta cambiando la fase dal 2008 in avanti, e forse, ma magari lo scopriremo vivendo tra un po' di tempo, sta anche cambiando qualcosa in forme per ora non definite. Grazie. Allora, sì, certo. No, molto interessante, ho trovato. C'è un unico punto che, man mano che andava avanti il ragionamento, dicevo, in realtà in tutta questa vicenda ha contato moltissimo anche una cosa, che dal 2008, almeno dal 2008, in realtà si poteva fare risalire prima, dal 2008 i sindacati non sono stati più riconosciuti come interlocutori veri del governo. Quello questo è il punto, senza lui, infatti, l'ha accennato, volevo assumere a questo punto. Andiamo al dunque, 2008, come dire, dopo il governo dell'Unione, come è stata brutale la delegittimazione del sindacato, poi i governi tecnici per altri il nome dell'emergenza, e poi gli ultimi governi in nome del fatto che non ci vuole un corpo intermedio fra i piedi, cosa che purtroppo abbiamo sentito ripetere qui anche l'ultima volta. Invece assieme a queste cose è chiaro come la spinta del sindacato a cercare, come dire, altri canali con cui ritrovare la propria voce, perché se si dimentica questa cosa, che è densa di elementi politici e ideologici che hanno poi avvalorato questi elementi politici, non si capisce bene il perché si deve cercare questa via traversa. Insomma. Ida? E questa è la domanda che temevo. Immaginavo. No, no, per ore, ma non parliamo per ore. No, volevo solo dire una cosa, che a me sembra che, da quello che tu diceva, c'era una presentazione che mi pareva era molto dentro una logica tradizionale, come si guarda il sindacato, paradigma tradizionale. Adesso il problema, come invece i vostri due interventi tendevano a immaginare, che si può guardare la cosa anche in un modo diverso, allargando il paradigma, cercando di vedere cosa può avvenire, cosa sta già avvenendo, non solo cosa può avvenire, perché su questo, vabbè, possiamo discutere, io ho scritto anche delle cose, ma non, adesso non voglio parlare di quello. Beh, quindi allargare il paradigma. Dentro questo allargamento c'è sicuramente l'aumento degli attori, cioè gli attori non sono più solo i sindacati, l'agency diventa molto più complicata, e i livelli dell'azione che diventano i livelli, anche i temi, no? Per cui, per esempio, adesso ognuno cita le sue ricerche, cioè non voglio parlare di quella delle piccole imprese, ma voglio parlare invece di un follow out di quella ricerca, che è cosa sta avvenendo in alcune regioni italiane a livello territoriale, no? Che è in parte quello che dicevi tu, sono anche altre cose, e non sono quelle stesse di cui si parlava una volta.
riguardano il problema di accordi locali sul problema degli immigrati, accordi su tante cose, sugli aspetti anche ecologici, che vanno trasversalmente rispetto, per esempio, alle categorie. Non c'entrano più le categorie. Gli attori qua sono Confindustria, Confcommercio, CGIL-CISL-UIL, cioè fanno delle cose che non sono la concertazione tradizionale, vero, nazionale. Ecco, quindi era quello che dicevo, a mio parere, mi chiedevo se non si debba aprire, proprio avere noi come. Okay. Direi ancora una domanda se c'è, poi gli diamo la possibilità di rispondere, altrimenti se io fossi in lui mi sarei già perso con tutti questi Infatti commenti. Sarà la strategia per non rispondere, scusate, non ricordo tutte le domande, vi ringrazio. Altri? Se non ci sono, Gabriele. Molto brevemente, con complimenti per l'eccellente relazione e la capacità di sintesi. Ti complico la vita introducendo altre due considerazioni, ma questo immagino, non veniamo qui per semplificare la vita ai relatori, soprattutto quando sono nostri amici. Allora, primo punto, quanto e come l'immigrazione si inserisce sulle linee di frattura che indeboliscono il sindacato, probabilmente in modo differenziato a seconda del tipo di immigrazione e quindi del tipo di selezione in arrivo e a seconda della composizione per skill del settore. E due, qui andiamo un po' sull'attualità, se secondo te si può interpretare alla luce di queste fratture di cui ci hai parlato l'attuale serissimo, anche se sotto traccia, confronto congressuale della CGIL. Questa è la domandona. Sono in streaming o non sono in streaming? Sei in streaming, ma puoi rifiutarti di rispondere. Diamo la risposta. Sì, faccio una dichiarazione, quindi alcune cose che vorrei dire non ve le dico. Però io sono anche fra le tre o quattro cose che faccio, tra cui professore universitario, direttore dell'alta scuola di formazione dello SPI-CGIL. Quindi se dovessi rispondere alcune delle vostre, e sono quindi già schierato, anzi purtroppo dico delle cose, poi dico, ma vedi, vabbè, comunque sulla tua domanda ci tornerò. Quindi vedo delle cose dall'interno che sono un po' diverse da come appaiono dall'esterno. Allora, inizio da alcuni aspetti. Allora, vi ringrazio, chiaramente in una qualsiasi strategia organizzativa, di argomentazione alle 6 di sera a Milano, se vi avessi dato una spiegazione più morbida avrei creato meno contrasto, quindi è chiaro che ho accentuato alcuni elementi per vedere quali erano le reazioni. Resto comunque pessimista, anche se condivido e tornerò su alcuni dei punti che hanno sottolineato prima Sabrina e Matteo e poi altre persone che sono intervenute, vado velocemente. Sì, e poi anche l'intervento di Ida, sì, indubbiamente è vero. C'è una dimensione nuova di dinamicità del sindacato a livello territoriale che è molto interessante. Appunto, dentro lo SPI, che in questo senso, come gli altri pensionati, cerca di recuperare lo spirito forte, perché sono le classi dirigenti del sindacato forte di fabbrica, l'idea è passare al sindacalista di quartiere. Okay? Cioè l'idea è, dobbiamo spostare un terreno che va in le varie direzioni che indicava Matteo, che è stare sul territorio. Effettivamente in questo momento, se uno guarda a sinistra, un pezzo di terzo settore e il sindacato sono le uniche cose che sono restate radicate sul territorio in Italia. Le sezioni hanno chiuso, i partiti altro. Quindi questo è uno dei pochi pezzi che possiamo criticare, possiamo essere più pessimisti, ottimisti, ma resta radicato sul territorio ed è, almeno se uno crede in alcuni valori che sono quelli che stiamo discutendo adesso, resta comunque un elemento importante. Detto questo, però, vi potrei dire che uno dei temi che ricorrono costantemente è che tu hai lo SPI-CGIL, per dire un nome, o funzione pubblica che vanno a contrattare un pezzo di welfare territoriale per tutti quelli del territorio e non si parlano con le altre categorie, ma parlare nel senso concreto, cioè c'è il delegato funzione pubblica o SPI che dice posso venire alla riunione della tua categoria per dire che se avete disoccupati abbiamo lottato e abbiamo ottenuto in quest'area questi benefici? No, non c'è tempo perché dobbiamo parlare di qualcos'altro. Quindi è vero che c'è un aumento di contrattazione e di mobilità sul territorio, è altrettanto vero che se si vuole andare avanti lì c'è un problema di nuovo di coordinamento interno dentro il sindacato, quando va bene, quando non c'è uno scontro tra funzione pubblica che difende i lavoratori di quel settore e gli altri che dicono ok, ma io guardo il territorio anche dal punto di vista dei cittadini, questo quando va molto male. Quindi è vero, ma c'è questo elemento.
Quindi c'è un problema di parlarsi e di, fra virgolette, scontri. La partita unitaria sulle scelte sindacali sul welfare contrattuale c'è sulla carta, per adesso dietro c'è scritto quello e poi c'è stato un Tana libera tutti in cui le categorie a livello nazionale e a livello territoriale hanno fatto come sì, quella dichiarazione di intenti, evitiamo la sostituzione, evitiamo l'attacco al welfare pubblico, cioè tutte le critiche che diceva Matteo, nei fatti non riesce ad organizzare un incontro in cui mette insieme 5 segretari di categoria CISL, CGL o UIL, immagino, UIL la conosco di meno, che decidano un'idea comune, concreta di cosa fare. Quindi, salvata l'apparenza, c'è un gran lavoro da fare per rendere questa idea della partita unitaria, diciamo, della scelta sindacale di giocare unitariamente, questo da portare avanti. Però, come dire, se lo leggiamo in negativo è un problema, se lo leggiamo in positivo, la prima volta che Matteo, che conosco da anni, è più ottimista di me, e questo è un grande risultato, devo dire, lo possiamo vedere anche in positivo. L'intervento di Matteo mi convince sul fatto che ci sono tutta una serie di segnali a partire dall'alleanza, sono d'accordo. Però qui entriamo su un altro discorso, cioè su un'altra tematica. Ci sono segnali, secondo me ci sono esperienze anche in altri paesi in questo senso. Una grande partita di nuovo sarà la capacità del sindacato di rappresentare i lavoratori al di là di quelli con contratti atipici, ma nei settori fra virgolette deboli, terziario di consumo è una delle partite principali in cui misureremo, e lì sarà la capacità del sindacato di intercettare il nuovo lavoro in difficoltà, cioè quanto riuscirà nei settori del terziario deboli a aumentare la sua capacità di rappresentanza e di tutela, che in questo momento è bassa in termini relativi rispetto ad altri settori. Però ugualmente, se torniamo a uno delle scelte, diciamo, una delle ragioni per cui il sindacato può essere un agente di dualizzazione si divide fra insider e outsider, ok? Però è anche rispetto al tipo di bisogno che tutela. Allora, qui riporto e cito David Natali, quindi, che è un altro che studia le pensioni come te, quindi se me l'ha spiegato male è colpa sua e non mia. Scalone Scalino, nel 2007, per dirvi cos'è il sindacato italiano, è nel momento in cui, attenzione, è poco prima della crisi, ci sono un po' di soldi e la scelta fondamentale del governo di Prodi, che dura qualche mese, è: metto più soldi per coprire nuovi bisogni sociali, faccio un piano straordinario sugli asili nido per la conciliazione e volendo sulla non autosufficienza. O smusso lo scalone di Maroni, il sindacato è stato il principale soggetto che ha fatto pressione tramite vari parlamentari e ministri per mettere i soldi ancora sulle pensioni. Il sindacato è stato, usando un eufemismo, preso a calci in bocca, come avete detto voi, dal 2008 al 2015. La prima volta che Renzi chiama il sindacato dopo il referendum che è andato male e Renzi non sa più cosa fare, il sindacato, quando arriva al tavolo, di cosa parla sul welfare? Di pensioni. È un suicidio. Cioè, è vero che da una parte fai parte dell'alleanza contro la povertà e, come dire, non è difficile quando vuoi proporre 7 cose. Però purtroppo il sindacato italiano negli ultimi 10 anni, perlomeno, quindi prima della crisi, no, non parliamo del passato che è un mondo diverso, quando arriva al dunque e c'è il gioco della torre, cioè carichi tutto quello che puoi su una politica, le pensioni o su qualcos'altro, gioca lì. Allora, il Jobs Act può anche non piacere, e a molti di noi, usando un eufemismo, non è piaciuto, ma il fatto che in questo momento stiano smontando una parte degli ammortizzatori sociali sul Jobs Act e si torna alla cara e vecchia cassa integrazione, che è un classico elemento di dualizzazione, e il sindacato su questo non fiata, un po' mi preoccupa. Quindi sono d'accordo che ci sono tutta una serie di elementi positivi, sono d'accordo che però il sindacato sta seguendo un'azione da altre parti concretamente che rischia di limitare la sua capacità di penetrazione e di legittimazione nelle fasce che non sanno neanche come si scrive la parola, ad esempio cassa integrazione. Cioè, è giusto che si vada in tutta una serie di direzioni e spero che continui, gli esempi che tu facevi sono ottimi, però quando io vedo la prova dei fatti cosa fa il sindacato nei momenti di cambio, in tutta una serie di situazioni, quando ha un minimo potere per farsi sentire, è tornato alla cara e vecchio modello sulle pensioni, cioè parla sostanzialmente di pensioni. Sì, sì, no, basta che dici no, solo pensioni versus altri rischi. Secondo me non è una linea fondamentale per la riallocazione delle risorse. Il punto vero di frattura è pensioni per chi?
Sono d'accordo. Perché pensioni vuol dire quei 500.000 disoccupati sopra i 50 anni che non troveranno mai più un posto di lavoro. Questo vuol dire pensioni. Non è più soldi ai pensionati ricchi, sono 500.000 disoccupati sopra i 50 anni, erano 120.000 fino al 2012. Cioè, io starei attento a quella Matteo, ripartizione sono sui d'accordissimo, ricchi, non è quello il profilo, però no, sono d'accordissimo, però se tu lo vedi da fuori ce ne saranno almeno 4-5 rischi diversi che in questo momento meriterebbero maggiore protezione. Cioè io appunto sarò probabilmente, come tu dici, uno che fa discorsi. Ok, chiudo. Un seminario a cui voi non, a due seminari a cui voi non eravate presenti, di Esting Andersen e della Chiara Sarcero, che hanno parlato con solo di nidi. Solo di asili nido. Anch'io alla fine dicevi, oh, per una volta abbiamo cambiato, invece alla fine l'ho ammesso. Però anche, vabbè, anche quello è un problema. Venendo alle domande, in parte a quella di Ida, spero di aver risposto, anche se sono d'accordo che la prospettiva è lavorare più sul territorio, ma per far quello bisogna rafforzare il coordinamento interno, assolutamente. È vero che cioè la mia analisi non parte dal presupposto di voler dare la pagella al sindacato o alle imprese. Io dico, date queste condizioni, e fra queste condizioni c'è stato, a partire dalla crisi non solo, un indebolimento oggettivo della capacità del sindacato di avere potere contrattuale, che è quello, vi dico quello che mi aspetto. Quindi non dico lo fanno perché vogliono farlo e potrebbero fare tante altre cose. Oggettivamente dal 2008 la capacità del sindacato di giocare un ruolo a livello nazionale è diminuita, quindi o è consenziente, come una parte del sindacato è stato, e appena dice qualcos'altro non lo si mette più, quindi oggettivamente è così. Nel passato probabilmente il sindacato sarebbe stato in grado di reagire diversamente, ma non perché adesso è incapace tecnicamente, è perché ha meno risorse per farlo. Non scordatevi mai che è vero che sono più di 10 milioni le persone collegate al sindacato, ma la metà sono pensionati. Più della metà degli iscritti al sindacato in Italia sono pensionati. Sugli under 40 è difficile trovare dati buoni. Esclusi i pensionati, però hai comunque un 35%. Il tasso che è il più alto. Stabile, nonostante la crisi, addirittura in aumento. Tu non sei convinto che i dati siano... Io non lo stai dicendo tu. Questo lo sta dicendo il professor Regini, non l'ha detto il professor Pavolini. Però no, sì, sicuramente saranno circa lì. Su altre questioni, secondo me c'è un problema sulla prima domanda. È mancata la visione del passaggio di fase. Ecco, una cosa che ho l'impressione, ma è quasi banale dirlo, che ogni decisore politico, incluso il sindacato, ha mappe cognitive che sono fondamentalmente basate sul passato. Cioè, pensando al futuro, io ho sentito molti sindacalisti che quando gli ho detto ma come avete pensato ad appoggiare la riforma Treu e poi anche governi di sinistra di Prodi, come avete fatto ad appoggiare la riforma del 97 sul mercato del lavoro eccetera, la risposta che molti, queste sono domande che facevo 10 anni fa, non solo io, tanti altri, era: noi avevamo in mente il funzionamento del mercato del lavoro dei 20 anni precedenti. Quindi quando pensi a cambiamenti sul mercato del lavoro, pensi che stai introducendo un piccolo meccanismo ai margini che riguarderà pochi per favorirli sul mercato del lavoro, che però era quello dell'Italia che ancora cresceva. Quindi è tipico spesso non avere, cioè avere la visione del passaggio di fase, in genere ce l'hai 20 anni dopo, quando il passaggio di fase è già avvenuto, a meno che uno sia un leader capace e visionario rispetto agli altri. Sinceramente è molto più difficile avere un leader così che avere una persona che basa le decisioni su quello che è successo e si è accumulato e quindi fa delle proiezioni sul futuro basate sul passato più o meno recente. E questo è stato tipico, secondo me, sia del sindacato sia della sinistra, se volessimo allargare, ma quest'ora non è il caso e dobbiamo andare a cena e non ci vogliamo rovinare. Cioè, vi faccio un esempio su questo. Varie volte sono stati invitati ad incontri molto interessanti per parlare con le donne della sinistra di conciliazione e welfare. Tu ti rendi conto che mediamente quando vai a questi incontri e le persone in buona fede sono lì per parlare di conciliazione e welfare, non per parlare le donne restino a casa, quando pensano a chi è la donna da conciliare, professioniste, impiegati, ce ne fosse una che nelle sue mappe cognitive quando parla di conciliazione e welfare gli vengono in mente le operaie o le commesse da McDonald's. Cioè nella sinistra contemporanea, in buona fede, quando pensi a chi è il tema della conciliazione pensi a figure nuove, a lavoratori della conoscenza come minimo o a lavori impiegatizi, le stesse persone che organizzano incontri per discutere di quello.
Cioè c'è un tema di mappe cognitive, come si orientano, che spesso è più importante dire guardate che appunto ok a dirmi come dobbiamo fare conciliazione con il welfare aziendale, lo smart working per la libera professionista, piuttosto che poi in Barilla il 70% delle donne che lavorano in Barilla lavorano come operaie, quindi che gli racconti la storia sullo smart working, lavori da casa quando sei in catena di montaggio, non c'era neanche nel, cioè non era non volersene occupare, non esisteva come tema. Quindi questo, però, come dire, questo è un qualcosa che riguarda secondo me tranquillamente anche i professori universitari quando decidono come ripensare la didattica o l'offerta, cioè ognuno di noi. Venendo a Gabriele, allora, sull'immigrazione linea di frattura del sindacato, sicuramente sì, nel senso che ad esempio in questo momento parlare dentro il sindacato di immigrazione, tanto per dirne una, è una parola quasi tabù, nessuno ve lo dirà mai, ma il tema di immigrazione cioè quando tu hai una fetta consistente di chi ti ha iscritto che nel centro nord Italia ha votato Lega e la votava prima, non è che l'ha votata adesso, la votava da 20 anni, e al sud ha votato 5 Stelle o in zone ex rosse ha votato sia Lega che 5 Stelle e sono quelli che vengono lì, toccare la tematica dell'immigrazione è estremamente complessa. In più è anche vero che i settori meno rappresentati, cioè mentre in passato, ok, io penso a un vecchio libro di Foffi degli anni 60 sugli immigrati meridionali a Torino, mentre quell'immigrazione lì andava nei settori di punta di forza sia dell'economia che del sindacato, per cui la traiettoria genovese o torinese, o immagino anche in Pirelli, pensando a posti più vicini di quella Milano lì, era arrivi dalla Calabria, ti guardano male perché gli altri lavoratori perché pensano che sei quello che farà il crumiro, e poi nel tempo, stando in quel momento, in quel meccanismo lì, diventi addirittura il segretario e quello che porta avanti la lotta sindacale, ma perché, come dire, come immigrato entravi nei gangli forti sia del sindacato e dell'economia. Una fetta consistente degli immigrati oggi sul mercato del lavoro, quando ti va bene, sta in zone come le mie o a Brescia, cioè piccola media impresa manifatturiera, e non sono le zone forti come sindacato e come capacità, oppure ti sta in quell'area di servizi che è la più sfruttata in assoluto, cioè in quell'area di servizi del, appunto, commercio, turismo eccetera, in cui il sindacato è già debole di suo. Quindi figurati una, se la vuoi leggere in maniera estremamente negativa e pessimista, è un sindacato fatto di persone di una certa età italiane nei settori forti, e dall'altra parte hai nei settori deboli del terziario un sindacato debole che deve rappresentare una platea di lavoratori che è sempre più mista da un punto di vista migratorio di nazionalità. Quindi anche lì l'idea di poter scaricare in questi settori, sapendo che non scarichi neanche su italiani che votano eccetera, è anche più alta. E da questo punto di vista, se i dati che ci fanno vedere peggioreranno, cioè aumenterà la fascia di lavoratori che sta nei settori deboli, questo diventerà un problema anche più rilevante. Cioè io ho sempre la paura, in Svizzera non c'era un problema enorme di disoccupazione in passato, nel senso che accompagnavi gli italiani, i portoghesi, i greci, quando c'era una forte crisi la tassa di disoccupazione la tenevi sempre bassa negli anni d'oro. Però secondo me l'immigrazione da questo punto di vista, mentre negli anni 60 è stata una risorsa importante per il sindacato come quadri interni, adesso, visto che non avviene nei settori forti ma avviene nei settori deboli, non dico che rischia di essere un problema per il sindacato, è un problema per l'immigrazione per integrarsi dentro le lotte sindacali in questi settori. Infatti dov'è che l'immigrazione la vedi un po' più forte o con leader più interessanti? Lo vedi nella meccanica, dove ancora porti avanti il vecchio modello, un po' l'edilizia e un po' dove c'è qualcosa al sud in agricoltura, cioè torni a Di Vittorio. Il confronto congressuale della CGIL credo che sia la principale iattura che ha riguardato la CGIL da un anno e mezzo, perché da un anno e mezzo, lo dico in streaming, secondo me la CGIL non discute altro che del congresso e chi farà il segretario. Quindi da un anno e mezzo non discuti più di nulla, come il PD. Ma io mettevo insieme dei pezzi, ho una mia allieva che fa parte dell'UDUO, di questi movimenti studenteschi, hanno fatto la riunione nazionale dei movimenti studenteschi, erano 100 persone, hanno fatto 24 mozioni e 700 emendamenti. Questa è la sinistra studentesca universitaria. Poi la CGIL è bloccata da un anno e mezzo, il PD va bene, li lasciamo perdere eccetera,
Cioè c'è una fetta consistente, adesso parliamo di sindacato, al di là delle battute, che è proiettato su dinamiche interne che bloccano l'organizzazione. Cioè, io è da tempo che propongo insieme a altri un dibattito su welfare aziendale ed è in parte difficile svilupparlo, perché tocchi il welfare aziendale per le ragioni che abbiamo detto adesso. In realtà non stai parlando di welfare aziendale, stai parlando di cosa fa il sindacato. I rischi, se vai a fondo, come ha fatto Matteo anche più di me prima, di dire il re è nudo, ragazzi, avete contrattato veramente un piatto di minestra, un fondo sanitario che va a spaccare il sistema sanitario nazionale. Alcuni dei vostri sul territorio proclamano che questo è il futuro perché il sistema sanitario nazionale non c'è più, e lo vengono a dire in Lombardia, se lo dice in Calabria è comprensibile, ma che tu senti i delegati sindacali della CGIL, che almeno questo mi è stato riferito, non lo sentite con le mie orecchie, però ve lo riferisco da persone di cui mi fido, che in Emilia e in Lombardia ti dicono: compagni, abbiamo fatto il fondo sanitario perché qui la sanità pubblica non funziona più. Quando Matteo diceva c'è il rischio di mettere in crisi il sistema di welfare pubblico, è anche questo. Allora, di questi temi in realtà non li puoi discutere, perché se inizi a discutere di welfare aziendale inizi a dire: va bene, ma voi come sindacato che idea avete? Se questo aggiungi il tema del confronto adesso per il congresso, il problema diventa l'ennesima potenza, perché già è imbarazzante discutere di questi temi. Lo diceva Marino, c'è questa vecchia battuta, c'è scritto anche un articolo di Tiziano Treo che dice: su tutta una serie di accordi sul welfare aziendale si fanno ma non si dicono. Okay, quindi c'è questo tema del dire si fanno, non si dicono, facciamo finta che la linea è una diversa, però è chiaro che se metti una tavola rotonda con tutti i segretari delle categorie CGL e CISL, poi le cose magari vengono fuori, è meglio non farla. Se più aggiungi che questo viene vissuto come un modo per rinfacciare una categoria all'altra quello che ha fatto in ottica del congresso, significa che su una serie di partite hai messo una pietra tombale nel volerne discutere seriamente. Almeno questa è la mia visione pessimista, molto più pessimista. Però il problema c'è: di certe tematiche inizi a parlarne e pensi che ti occupi di welfare, poi scopri che stai parlando di identità sindacale sostanzialmente, in una fase in cui il sindacato parla sempre di più di welfare. Ed è un problema averci il principale sindacato italiano, che però da un anno, sotto una serie di partite, a mio modesto avviso, più di tanto non spinge per queste complessità. Sempre per essere ottimisti, allegri e vedere un futuro radioso. Volete andare a cena più allegri? Cioè, allora, se volete andare a cena allegri, stasera gioca la Juventus e perderà, quindi potete. Sì. Guarda, io come faccio a parlare di immigrati quando sono i lavoratori che sono tutti della Lega? Prima che ci fosse. Sì. Parlare nei luoghi di lavoro, nei congressi. Si fa senza parlare, però allora
Solo per completare il quadro, visto che un po' per ovvie ragioni, visto che naturalmente la CGIL è la prima organizzazione e tu dirigi la scuola di alta formazione dello SPI, di cui io anch'io faccio parte, quindi il fuoco è stato messo lì. Naturalmente in queste dinamiche di spiazzamento ci sta anche che è molto difficile in un contesto come quello della grande recessione poi opporti, come dire, a quei contratti nel momento in cui ci sono almeno una sigla sindacale, la CISL e la UIL ambivalente, che invece, come dire, questo paradigma lo sposa ampiamente, come è stato mostrato dalla ricerca che abbiamo condotto, insomma le interviste che ha fatto Marcello, è allineata su questo. Quindi a quel punto tu devi andare dai tuoi lavoratori e dire: no, ho capito, però noi invece siamo contrari al fatto che possiate avere gli aumenti contrattuali, non li otteniamo, a quel punto non ci piamo neanche welfare, perché io condivido la tua lettura, però chiaramente questa astrae, portando sul piano più in alto, il problema soprattutto della competizione interna alle sigle sindacali e la peculiarità delle tre sigle sindacali italiane in termini di collocazione politica in questa specifica fase è particolare. Insomma, Marcello ha fatto ricerca sulla Spagna, la Spagna è diversa. Quindi, guarda, sono completamente d'accordo. Di nuovo, io, anche se poi alla fine finisci per dare giudizi di valore, in realtà io prendo atto di una serie di situazioni. Lo so benissimo, io ho un pallino, non abbiamo parlato più di tanto, eccetera, dei fondi sanitari. Io sono convinto che questa contrattazione su welfare in azienda sulla sanità contribuirà allo sfascio della sanità pubblica, quindi sono fortemente sanità pubblica universalistica in parte, almeno quella non ospedaliera, quindi sono molto preoccupato. Ugualmente mi rendo conto che quando poi, come tu dici, fai le interviste, l'analisi con chi va a fare questa contrattazione, ti dice l'azienda, ti dice che o è questo o è niente. Una parte degli altri sindacalisti vanno in azienda e dicono: guardate che questo comunque è un passo avanti perché voi avete costi, e io gli devo andare a fare una lezione su welfare comparato per spiegargli che se inizia a introdurre il welfare aziendale oggi, allora significherà che io domani sarò più d'accordo alla privatizzazione di un pezzo pubblico a parlare. Cioè, ti rendi conto? Cioè, è una cosa che vanno via dopo che hai detto la seconda frase. Questo è indubbiamente vero. Io temo, ma questo lo dico sia per il sindacato che per le imprese, che quello che appare l'unica scelta possibile e sensata nel breve sarà un boomerang per le imprese e per il sindacato. Perché se c'è una cosa che sappiamo, qui sono molti più esperti di me, su gestione delle risorse umane, quando tu dai un benefit nuovo viene percepito come un qualcosa di più e sei contento e ringrazi. Ma dopo 3 anni che quello si è abituato, che le visite odontoiatriche del figlio le fa, è diventato un diritto e glielo provi a togliere, si arrabbia molto di più il lavoratore. Quindi dal lato delle imprese dico: attenzione, non fate il passo più lungo della gamba, perché c'è l'ennesimo consulente che è venuto a raccontare quanto è bello il welfare aziendale, perché non sa più che raccontare lui stesso o lei stessa. Voi introducete tutta una serie di strumenti, poi se le cose iniziano a cambiare vi troverete una folla di lavoratori molto più arrabbiati. Figuratevi se questo, oltre alle imprese, lo vedete sui sindacati. Adesso sarà più difficile per quei sindacalisti che dicono cautela farsi ascoltare, domani saranno magari quelli risparmiati dalla furia del lavoratore che fino a ieri l'hai convinto a dire non c'è aumento salariale ma in fondo è il fondo sanitario, per scoprire che poi il fondo sanitario è la franchigia, copre cose che non ti servono, non ti hanno informato bene su come funziona, e quindi alla fine ho perso soldi e, come dicevi tu prima, ho perso anche da un punto di vista di bilancio pubblico, perché sono state mancate entrate fiscali e mancate entrate contributive. Quindi la scelta di sopravvivenza nel breve periodo rispetto a una maggiore coerenza rischi che la paghi poi nel medio periodo. Distogli il problema invece dei bassi salari. Esatto. Dei problemi, esatto, della scarsa competitività. Esatto. Della mancanza di domanda. Quindi, però, di nuovo, è molto più facile dire queste cose con voi piacevolmente una sera che fare il sindacalista che sa che devi andare a parlare con i lavoratori, così come responsabile delle risorse umane, andare a parlare con i lavoratori e convincerli di una direzione piuttosto che un'altra. È più facile dire da qua avreste dovuto fare o dovreste fare. Poi se li rischi che nessuno alla prossima voto per l'RSA RSU ti vota perché tutti vanno da un'altra parte, e poi qualcuno ti chiede a livello di categoria territoriale perché non hai preso un voto, credo che la competizione, come dicevi tu, paradossalmente rafforza il mio pessimismo. Però Matteo, scusa, adesso ma è convinto, sono completamente convinto. Grazie ancora, grazie Emanuele, grazie Sabrina, grazie Matteo, grazie a tutti quanti, è stato molto vivace e interessante. Non so se andiamo a cena ottimisti o pessimisti, ma andiamo più arricchiti. Arricchiti. Questa è mia.
Sì, sì, questo te lo rubo. Speriamo soprattutto che la chiude perda, erodandosi infortuni. Questa è la